attivare il microfono buonasera a tutti ciao Diego ciao Claudio ciao Paolo i fantastici non siete ancora quattro siete solo tre va bene allora ecco tolgo completamente il volume alla sigla del nostro compositore indiano Akash Gandhi The Rising eh, ieri sera già stavo studiando le altre composizioni del nostro amico compositore non lo conosco lo chiamo amico giusto perché sfrutto le sue melodie e per la prossima edizione, già stiamo pensando a Giannizzero Nero stagione 4. Ovviamente utilizzeremo sempre e comunque le nuove composizioni del nostro, del nostro musicista indiano. Fra eh, qualche minuto chiameremo il nostro senatore, il nostro grande generale della riserva Paolo Rodolfo Carraro, e con lui giocherò. E questo Niewski, settimana scorsa l'abbiamo presentato. Vogliamo più approfondire ultimamente. Eh, delle volte non ci accorgiamo nemmeno noi ma diventiamo superficiali nella nostra foga di proporre wargame eh, su questo Niewski ma anche su altri wargame ci soffermeremo un po' di più non vogliamo diventare noiosi eh, torneremo a fare l'unboxing ho diverse scatole su eh, cui ragionare ma eh, oggi veramente puntiamo sulla eh, bellezza del sistema di Niewski che si discosta da un wargame tradizionale e ve lo faremo giocare in diretta adesso poi cambierò il punto di visione della GoPro e vado in ogni caso a controllare chi abbiamo in linea. Oggi siete pochi, se sempre pochi, va bene, ma spero che in diretta video, perché il problema che abbiamo ragazzi, lo dico anche a voi che ci state ascoltando, è questo. Chiaramente incentivando il video si perdono un po' di ascoltatori eh, sul podcast, non che prima avessimo le folle, però è chiaro che il video diventa, soprattutto dal nostro punto di vista, del Wargame, diventa più... Eh, auspicabile, più appetibile, quindi perdiamo qualcosa a livello di podcast, ma in ogni caso, ecco, settimana scorsa riascoltavo qualche, eh, qualche registrazione audio, devo dire che eh, proprio il video mi spinge a utilizzare. Più, eh, diciamo aggettivi più parole descrittive quindi anche il solo podcast io ne trae eh, il podcast audio ne trae giovamento quindi continueremo con questa doppia selezione. Mi scuso per l'illuminazione oggi abbiamo avuto problemi tecnici sono saltati contemporaneamente tutti e due i riflettori che uso. Per l'illuminazione quindi potrebbe essere un po' fioca. Ho aumentato la luce della GoPro, speriamo bene. E torneremo spero venerdì a piena illuminazione. Sto usando due lampadine di riserva, ma eh, vedo che eh, non è proprio il massimo per quanto riguarda la brillantezza. Ora avete davanti come al solito Nevsky, non vado di nuovo a descriverlo, come vedete devo ancora piazzare le unità, ma lo farò assieme a Paolo Carraro perché vogliamo veramente simulare una partita live e solitamente lo facciamo, ma sempre in maniera parziale. Stasera vorrei giocare completamente il turno 1. Non hai ricambi, Paolo? Sì, ti rispondo, ce li avevo, ma siccome le, eh, ho acceso la illuminazione alle 18 e un quarto e ho le lampadine, sono sincero, in garage. Perdevo troppo tempo e ci, vuole circa, ci vogliono circa 20-25 minuti per preparare tutto il set fra tavolo, GoPro e la, la piattaforma Spreaker. Quindi non ce la facevo e, e devo andare a cercarli. Ciao Luca, benvenuto. Con Luca eh, stiamo giocando Here I stand, sempre bellissimo. Mi sto divertendo un mondo. La nostra seconda partita. Eh, faccio sempre Carlo V, poi perché? Perché mi vogliono bene, quindi devo sempre eh, giocare con Carlo V. Paolo, fra 5 minuti ti vado a chiamare, volevo solo riassumere che chi vuole giocare con noi, <coughs> si apra le, lo scenario numero uno, semplicemente, non abbiamo avuto tanta fantasia, sto parlando di... Eh, eh, Pleskow 1240 eh, perché? Perché consta di soli, eh, diciamo, Mm, un turno, ma mi permette anche di spiegare se fosse uno scenario da due turni cosa succede perché in realtà eh, bisogna spiegare perché, mh, in effetti, si capisce qual è l'obiettivo dello scenario, far capire anche cosa potrebbe succedere nei turni successivi. Andiamo a giocare solo il Summer, cioè due turni, ma in realtà vorrei anche farvi vedere a, a signor Paolo i quattro turni perché abbiamo questi mark dei vari dei vari lord protagonisti del gioco sul turno 3 e 4 ricordo che i turni sono di 40 giorni questo periodo diciamo di vassallaggio di servitù eh, che prevede prima una fase di eh, incremento tesoretto del signore incremento delle varie provviste e poi una seconda fase operativa detta eh, di campagna in cui si usano le carte eh, command che ho fatto vedere l'altra volta, vi faccio sempre vedere molto bello il dorso di queste carte. Ecco, il bello di questo gioco è proprio la eh, qualità eh, pittorica che eh, ci ha messo eh, la GMT. Non ricordo mai il nome dell'autore grafico perché non è. Roger McGowan, il grande, ma è un altro autore che ha eh, diciamo eh, dato vita a questo periodo attraverso una sua interpretazione. Secondo me è molto ben fatto. Ora vado, torno a sulla, eh, sulla live, siamo a 6 minuti e 30 già di live e vado a chiamare Paolo e dopo, mentre gli farò la domanda di apertura, cambierò la, il punto di vista della GoPro. Allora, Paolo, preparati, che ti sto per chiamare. Ah, volevo, eh, oggi non vado a braccio, non ho preparato nessuna scaletta. Eh, secondo me, la cosa degna di menzione, che tendo sempre a sottolineare, è quel post che ho, eh, diciamo, preso da, da Twitter eh, sul, eh, sul wargame come disciplina eh, che seguono un tentativo, ma non è un tentativo, è un dato di fatto, al King's College di Londra dove il grande Fili Sebin è andato in pensione ma vedo che la sua eredità è ripresa anche in maniera diversa secondo me meno ludica e questo potrebbe essere un danno per tutto eh, per la questione wargame o quella disciplina perché la Banzasca la dottoressa che è bravissima una fisica che si interessa di wargame ho l'impressione però che si discosti un pochettino dall'aspetto ludico e attenzione Fili Sabin aveva eh, proprio impostato il discorso eh, didattica, ludica, eh, legata al gioco, wargame, commerciale e soprattutto cercava di rendere didattici tutti i wargame che gli capitavano sotto mano col suo famoso, con la sua famosa eh, frase eh, Keep it Simple, Tienilo semplice, mantienilo semplice, che qualche volta può essere condiviso, qualche volta no. Eh, bella anche, non c'è stata tanta discussione su quanto riguarda. L'alternanza, like go, go, oh, la go Yugo o la temporaneità, eh, l'estrazione del cheat, ma Phil Sabine è particolarmente fautore del, dell'alternanza nel wargame È chiaro che dipende eh, da, eh, da tanti fattori, dall'ambientazione, da quello che si vuole rappresentare. Devo dire che, come al solito, la verità sta nel mezzo. La like go Yugo si presta molto bene, cioè l'alternanza fra un giocatore e l'altro. Qualche volta se si cerca magari. Il massimo effetto del realismo o di quello che può succedere in realtà, forse l'ego Iegovo ha messo da parte in, ca in cambio di altre meccaniche. Ne parleremo comunque. Bell'articolo quello di Sabine Diego. Ecco, potremmo fare anche una sorta di podcast eh, dedicato proprio a questo argomento, perché vi ripeto. Eh, la verità ci vuole equilibrio, è chiaro che ci sono i fautori dell'alternanza dell ego Go, eh, ci sono i fautori della temporalità, del turno contemporaneo, ma, vi ripeto, dipende dal teatro di guerra e dipende dalle aspettative di ognuno. Però Phyllis Sabin ha fatto un'analisi molto approfondita perché va a preferire ego Go. E porto come esempio un duello aereo. Generalmente noi siamo cresciuti a Air Force e eh, nipoti e cugini in cui eh, scriviamo la, reg la regola, la, il movimento in contemporanea, come per esempio il Wings of War di Andrea Angiolino o il, il Wooden Ship Iron Man, che ancora adesso secondo me è un grande navale, ma lì si richiede la contemporaneità della mossa, cioè si scrivono le mosse e poi i giocatori le diciamo, eseguono eh, sulla mappa di gioco. Sì, ci piace tanto, ma Philis Emin eh, dice una cosa: nessun scontro aereo-navale è, è assolutamente contemporaneo, anzi, c'è sempre un fattore di. Eh, azione, reazione anche di mille secondi, ma c'è sempre un fattore di azione e di reazione. Questo, ciao Giovanni. Benvenuto, Giovanni. Eh, Facciamo diciamo dobbiamo eh, mettere in, in cantiere una puntata assieme eh? tu parlerai delle tue cose io parlerò delle mie così facciamo un po una macedonia dicevo parla anche di mille secondi generalmente noi rispondiamo sempre a quello che fa l'avversario a quello che fa l'altro giocatore vi ripeto c'è tanto a discorrere molto interessante e questo riguarda poi l'abc del wargame il wargame che noi tutti amiamo il wargame che tradizionale dell'ex encounter che si è voluto come, stiamo, come vedremo stasera Agniewski ma veramente sono discorsi che ogni tanto vale la pena di affrontare e vi ripeto non c'è mai un assoluto nel wargame eh, dico sempre che abbiamo tante variabili L'importante, come dicevo l'altra volta, che sia decentemente simulativo e dico sempre: se vuoi fare la, la simulazione, almeno metti in campo un, eh, un ordine di battaglia preciso. Tornando al discorso che facevo eh, l'altra volta su Grunwald, ora vado di nuovo a cercare il numero di Paolo che sta fremendo in linea. Andremo adesso a giocare, vediamo un po' se Paolo mi risponde velocemente. Giovanni comunque va alla, alla lontana almeno tre settimane. Eh? Vediamo, sta squillando. Squilla, squilla, ma ovviamente stasera tutti i problemi tecnici ce li abbiamo noi. E... Vediamo un po'. Forse era lì già con la, con la cornetta, usiamo questo termine. Vado a riprovare, ragazzi. No, non è, ho sbagliato Paolo in questo momento, vediamo un po'. E Giovanni intanto dice che non Molto sta scrivendo. Il telefono della persona chiamata potrebbe essere spento o non raggiungibile. Non è, non è raggiungibile, Paolo. Dove ti sei messo? Sotto una soffitta. Non ti, sto, eh, non ti non riesci a prendere. Riprovo fra qualche minuto. Giovanni diceva, diceva, Nievski: è un tentativo molto, eh, secondo me, molto meglio di altri di unire board game e war game, con un fortissimo elemento storico e molto tematico che ho apprezzato. Sì, Giovanni, condivido veramente questa. Eh, questa frase eh, che, hai, mm, che hai riportato, vero, è uno dei tanti tentativi, ma Folcoranchi è maestro in questo, niente, non riesco a raggiungere Paolo Carraro e non posso, eh, Paolo chiama, prova a chiamarmi te. Se io rispondo in diretta, prova a chiamarmi te al mio numero, vediamo un po' se ce la facciamo. Eh, perché nel caso comincio io e quando tu ti diciamo ti unisci, continua la partita perché alla fine farò, farei, rappresenterei entrambi i giocatori. E dicevo Giovanni: Sì, Folcoranchi eh, ha sfondato col coin. Secondo me, segue. Eh, lo stesso incipit, ma mi dà errore di chiamata. Per, farà favoloso, vedete che oggi abbiamo dei problemi tecnici. Vediamo un po' di recuperare. Dunque, eh, sì, son, mh, condivido quanto hai detto, Giovanni. Eh, è, mh, è proprio un tentativo, ma non un tentativo. Poi alla fine ricordatevi che il wargame è anche business, eh, dunque devono cercare di allargare la platea e questi sono wargame, board game che allargano la platea e che fanno vendere di più. Eh, dietro al coin c'è molto business, ma secondo me si avvia a fare business anche questo sistema. Eh, ancient Civilization di Inner Sea, sì Giovanni, però quello lì come sistema è un pochino meno sofisticato. Ti fa passare una serata eh, piacevole, ma in ogni caso eh, direi che è un livello sotto tentativo. Però il nostro eh, Mark McLaurin lo dice: io ho fatto un gioco mh, con un leggero sfondo storico. Per parlare di questo, di questo periodo non, ha, eh, non aveva nessun obiettivo simulativo, lo ammette, lo dice. E invece, Nieski, secondo me, proprio per il fattore temporale, lo concentra solo in tre anni. E per il particolare tema, è proprio un tentativo di rendere wargame più board game e di allargare la platea. Eh, sì, d'accordo, però anche, a me piace, se io mi trovo al tavolo con amici, gioco anche ancient civilization of the inner sea. vado a riprovare con paolo vediamo un po' se eh, riusciamo a chiamare pa messaggio gratuito il telefono della persona chiamata potrebbe essere spento o non raggiungibile la preghiamo di richiamare più tardi Grazie. bene allora paolo purtroppo giovanni se vado velocemente giovanni se tu sei Nieschi dammi un sì in diretta lo gioco con te e paolo lo rimandiamo eh, Giovanni, se vuoi giocare con me in diretta, ma così facciamo il nostro primo turno, eh, dammi ok e chiamo te perché ho il numero, lo vado a cercare. Basta che mi dai l'ok, okay, Giovanni. Eh? Eh, no, Paolo, continua a farmi le domande. Io, se Giovanni mi dà l'ok, okay, ti sostituisco al volo con Giovanni. È il bello della diretta, ragazzi. Però, meno male che abbiamo giocatori che. E che possono aiutarci? Se Giovanni non mi dà l'ok, ok, continuo io con la diretta e cercherò di eh, cambiare l'angolo la, ehm, eh, di visione della GoPro. Ora non riesco se verissimo, sto a verissimo. Ma sta andando mio padre? Bene, ragazzi, non abbiamo eh, non, ce la, non ce la facciamo proprio oggi, quindi lasciamo stare. Vado da solo a commentare la partita, riprovo col, per l'ultima volta con. E con, ma tra chi sta ascoltando, qualcuno che sa giocare a Nevsky, perché mi dispiace giocare da solo, però lo faccio, e vediamo un po', riprovo Paolo per l'ultima volta, poi chiaramente ti taglio. Faccio gratuito. Il niente, ragazzi, la carambata stasera niente, quindi datemi due minuti che vado a mettere la GoPro sul stasera. Di tutto, però, ragazzi, illuminazione che è saltata a tutte e due le lampade. C'è qualche, eh, qualche maledizione? Paolo che non riesco a chiamarlo Giovanni che se ne va. Bene, sì, Paolo, riprovo. Intanto chiedo un, un attimo di pazienza per cambiare l'angolo di visione della GoPro. Bene, intanto continuo a parlare, ragazzi. Potete. Assistere al, vediamo un attimo quanto tempo ha di eh, autonomia. Bene, vado a staccare completamente la GoPro. Ecco, e potete vedere la mappa di gioco con le unità. Vado a, ad abbassarla. Ecco, ci siamo. Vediamo un po' se riesco a aumentare il. Vedete che stasera abbiamo poca illuminazione e vi ripeto, a causa... Del, del salto, ecco, ho aumentato la lampada della GoPro. In ogni caso, posso... non riesco Paolo, non riesco a telefonare neppure al mio conquilino. Fantastico, bene Paolo, ma queste sono. Eh, vedete, abbiamo dei problemi proprio di, eh, di illuminazione. Vediamo un po' se ce la facciamo. Vado un attimo a correggere due problemi. Datemi un attimo. sì, ne vado a correggere un altro e vediamo, ecco, vado, vediamo se riesco in questa maniera sì, ecco, mi scuso per questa ombra ma vi ripeto, l'illuminazione stasera è saltata bene ragazzi, siamo di fronte a Nevsky come al solito, si vede, grazie Damiano, eh, chiaramente laterale, eh, però ecco sto usando eh, l'illuminazione della GoPro eh, che è un piccolo faretto che è molto potente e quindi dovremmo farcela. Allora, Paolo, in ogni caso, io continuo a chiamarti. Eh, datemi 5 minuti, vado però a far giocare Gniezki. Allora, signori, cosa dovete fare? Come al solito prendete in mano la vostra sequenza di gioco, perché eh, come il sistema coin, anche questo sistema di, eh, di folco, eh, delle volte l'ho detto, la spiegazione è un po' ridondante. Eccolo qui, vediamo un po'. Paolo mi senti? Sì, era... Ce l'abbiamo fatta, allora faccio un applauso a Paolo. Stasera non ho fatto l'applauso della commissione. Ma, eh, ma stasera c'è una maledizione, eh, Paolo. Ti ripeto: sono saltate tutte e due le luci eh, dei riflettori che uso. È così, Paolo? Senti, comunque, In non realtà, avevo Io potevo pensare che ci fosse un colpo di Stato alla fila, poi quando non sono riuscito a chiamare il mio filo, ho capito che c'era qualche altro problema. Vabbè, dai, abbiamo recuperato. Ma questo è il bello della diretta, ragazzi, non, non ci mettiamo mai d'accordo. Andiamo veramente a braccio noi. E, sì. e queste sono cose che succedono. Paolo, non avevo ancora cominciato. Non mi perdo più in tante, in tante parole. E stavo cominciando a giocare. Eh, il primo, stiamo giocando lo scenario PlayScape sì, 1200. Sì. Prescao 1240, che è quello base base Paolo, diciamo, non è uno scenario che ti può far capire eh, le dinamiche di questo teatro eh, di guerra, però ti aiuta a capire, diciamo, nel dettaglio qualche passaggio. Perché Paolo, noi, eh, vuoi fare il Teutonico o il Russo? Ah, ma guarda, indifferente. Io comunque l'ho già disposto su Passant. quindi... Bene, bene. Allora, l'altra volta... ...cambio le parti, poi... Ma diciamo, Paolo, che eh, proprio anche ieri mi ha telefonato Giuseppe Ercolano e Giuseppe Sergio, due amici di Meta, che volevano imparare Nievski e si erano trovati, siccome era la prima volta che lo aprivano ieri... Eh, mi hanno detto, Mauro, ma il gioco eh, rimane un pochino difficile all'inizio e loro sono giocatori esperti. Gli ho detto, Sì, ti lascia un po' perplesso all'inizio. Eh, e io gli ho detto, Però guarda, io e Paolo settimana scorsa abbiamo cercato di introdurlo e questa settimana lo giochiamo perché loro facevano proprio fatica a capire certi passaggi. E perché? Eh sì, perché Perché secondo me è, non sono le regole scritte male, è l'impostazione delle regole che non ti permette di eh, approfondire subito, meglio di acquisire subito le dinamiche. Diciamo subito, Paolo, stiamo giocando al primo scenario, cos'è la prima cosa che devono fare i giocatori? Basta seguire ah, la sequenza di la gioco e. La tabella dei turni. Bene, allora la tabella dei turni l'abbiamo già spiegata l'altra volta, Paolo, però. Andiamo nel dettaglio. Alla sequenza di gioco abbiamo primo punto arts of war. Che cosa significa? Vado no, già. Aspetta, no, 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 no. Prima di cominciare, devi guardare tutti i turni con le pedine. E i termini... Ah, tu, Paolo, vuoi. Sai che c'è, Paolo? Perché se lo fai quello non capisci come giocare ma perché allora sì vuoi riprendere dalla spiegazione altra volta allora Paolo ti seguo vedete non abbiamo preparato niente noi discutiamo e eh, concertiamo bene Paolo allora ho il video su bene allora Paolo io metto di cercare di evidenziare con la telecamera la parte dove c'è il turno d'estate e il primo turno bene ho, ho fatto ecco l'ho messo siamo summer, summer Say Card nel primo box eh? ci sono due lord di quelli che devono essere eh, avvolati, un teutonico e un Ecco, corso. Rudolf, lo faccio vedere, Rudolf, ok, e dall'altra parte il mitico, non ricordo il nome Paolo, il mitico Domash, <ride> eccolo il qui, Thomas, esatto. bene. Ecco, e questi si sa che sono qui, da fino a quando non verranno reclutati, saranno posti in questa... Questa, in questo box, che poi anche se passi al turno successivo senza reclutarli, non è che spariscono, non restano lì. Bravo, sì, eh, in effetti eh, questa è la prima cosa. Sappiate che i vostri lord sono quelli che si muovono sulla mappa, quelli che vi fanno combattere e generalmente in questo caso eh, il primo obiettivo del grande signore è di arruolarli di farli diventare alleati ecco, poi nel secondo box c'è il termine di servizio di uno dei lord eh... molto molto importante Paolo questo, questa sorta di fine servizio di Jaroslav, quello che era scappato da Pskov, che si è alleato con i teutonici, cosa significa? sì era un un politico italiano di quei tempi C'è questo e poi nel turno 3 abbiamo i termini di eh, Scevistore, Vladimir e l'altro che è Tutte adesso Abbiamo Vladislav, il bailivo di Ladoga, del lago Ladoga. E, e l'altro è Tutte Aper. Sì, Caina Abele. Io li chiamo Caina Abele, eh, i fratelli Caina e eh, eh, eh. <ride> quindi nel turno 4 senti Paolo lascia a te che cosa significa questo servizio nel, eh, nell'economia del gioco ecco che quando si arriva in quel turno lì eh, quello è l'ultimo turno di servizio eh, dei, di questi lord se non si pagano per spostare avanti il termine di servizio in quel turno lì alla fine del turno vengono No. Sì, faccio capire quando arriviamo al secondo turno c'è una fase cosiddetta eh, Disband, cioè praticamente il Lord eh. ha finito il suo servizio di vassallaggio e quindi va a casa. detto in maniera molto rozza. Ecco. Allora, lì è, è, è importante per i Lord, eh, tipo eh, quello che hai tu, diciamo, se tu tieni teutonici, Jaroslav. Che um, uscirebbe dal gioco nel turno 2 eh, portarlo avanti al turno 3. Bravo Paolo! E come si, può fare? si può fare spendendo dei coin, attenzione, Paolo! Paolo! No, 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 no. Attenzione, Paolo. Prima di arrivare al coin, io sto invitando i giocatori a seguire la sequenza di gioco, altrimenti Bravo. facciamo tanti saltini. Ho capito il tuo intento. però. Più che spiegare le meccaniche, Paolo sta semplicemente dicendo, si paga per aumentare il servizio del, del vassallo. No, è perché nella pianificazione della mossa queste cose vanno decise subito, prima di iniziare la mossa. Eh, eh, in, ecco, in, in, sì. Eh, è vero, è vero, eh, però io vorrei far capire proprio come iniziare, cosa devono fare i giocatori all'inizio del gioco. Diciamo che abbiamo dei giocatori che sono totalmente. Eh, non sanno nulla. Questo, questa cosa che tu dici del coin che si paga all'inizio non la fa nessuno perché non ti sei ancora addentrato nel sistema. È chiaro che in questo scenario invece, e confermami eh, quello che sto dicendo, se. Riesce a pagare subito il nostro Jaroslav. Fa questo movimento, va a destra con un soldo eh, speso e non viene praticamente perso, rimane il suo servizio anche nel secondo turno. Questo tanto per chiarire, Paolo, cosa succede. Paolo, senti, continua con questa sorta di introduzione e poi passiamo a giocare. Seguo quello che tu hai deciso, dai. Allora. Eh, bisogna vedere se abbiamo messo dentro tutto quello che era da mettere dentro, quindi si deve guardare la scheda dell'ordine ok, ecco la prendo una torna al centro Paolo prendo una mappa, così facciamo, eh, facciamo capire, ecco metto la scheda l'avevamo già fatto vedere l'altra volta ma eh, ripetita Juvent così faccio vedere si sì, suo vassallo, poi nella parte in basso a sinistra tra eh, i sedili, i trasporti e i provender. Sì. Ecco, allora sappiamo. Allora Paolo, è il trasporto. Paolo è, è partita anche, si è scaricata anche la luce della, della GoPro, quindi adesso ah, cioè, ah, praticamente ah, abbia, ah, abbiamo un'ombra, sì, proprio... Ah, eh, quest oggi ho l'impressione che smettiamo e torneremo perché eh, si vede un pochino male però ce la facciamo eh, Damiano come stai vedendo è partita anche l'ultima luce brillante comunque eh, Paolo eh, Paolo non c'è non c'è tempo, tempo oggi è una giornata eh, no no ma no ma al momento si vede non tanto però eh, non siamo nell'oscurità eh? però solitamente la visione è più brillante oggi è un pochino triste senti Paolo, io comunque devo ancora piazzare le unità di Yaroslav, c'è scritto un cavaliere, quindi metto un cavaliere vedete, poi metto un Man at Arms, la fanteria ecco sto mettendo la fanteria e la cavalleria leggera, un Light Horse ecco, ho messo i pezzi ok perché non li avevo ancora messi ecco poi eh, si deve mettere appunto eh, il, il tipo di trasporto che si vuole scegliere e il provender certo io chiaramente siccome siamo in estate una cosa che chi sta iniziando deve capire in estate se leggete ecco riporto qui al in basso in estate carretti e barche e navi mentre in inverno solo le slitte dunque sarebbe opportuno perché il gioco è bello perché ti permette di pianificare in inverno se avete la possibilità non potete usare i carretti dovete solo usare le slitte e quindi qui eh, ci sono quei problemi eh, logistici di cui parlavamo l'altra volta al momento però i carri possono essere utilizzati e allora qui bisogna vedere in che posizione ha gli aroslane gli di Ordina eh, che è collegata verso il territorio russo a strade. Ecco, indico Iaroslav. Sono meglio che i carretti perché i fiumi non li userebbe in questo momento assolutamente. Tanto è vero che eh, praticamente si vede eh, questi percorsi di terra. Eh, diciamolo, non so, i carretti non servono a far muovere l'esercito, ma sono importanti per far pervenire all'esercito i rifornimenti. Quindi, in questo caso, siccome Jaroslav ha davanti a sé due sentieri di terra, è chiaro che non ha bisogno di navi o barche, ma avrà bisogno di carri che possano supportare l'esercito di cui dispone. Ecco, poi chiudo questo. Sì. i russi in questo caso hanno due lord uno su a nord si sì, lo faccio vedere Vladislav poi invece l'altro più forte a livello militare che si trova a Pskov quindi vicino al nostro Jaroslav Domash Domash e quindi, Domash. Eh, eh, e quindi eh, mentre il teutonico ha tre lord per il nord basta e Abel che hanno, sono a Reval in alto, che possono affrontare l'altro nord russo. In teoria, in questo scenario, i due lord che sono eh, nella zona centrale e quello dal lago Peipus e il nostro Jaroslav, possono occuparsi invece eh, del nord russo che c'è lì. A Ma okay. Paolo, è chiaro che lo scenario. È Lungo solo due turni, quindi eh, è chiaro che sì, dirigono. Dirigono su Scov. Forse Paolo, però, ecco. Io avrei bisogno di un avversario vivente. Forse Caino e Abele, Nute e Abel, possono tentare una sorta di raid su Neva via nave perché ce l'hanno i trasporti? O no? Eh, certo. Bisogna avere chiara la situazione delle schede dei Lord, quello che hanno. Bene, allora Paolo, abbiamo detto tre lord in questo scenario, Caino e Abele, i principi di Animarca, il grande Herman, che è l'arcivescovo di Dorbat, eh, che ha un, anche un altro nome questa località, non me lo ricordo adesso, non mi sovviene, e abbiamo il Jaroslav, che fra l'altro è un esule di Skov, lui stava a Skov e poi se n'è andato tra, a causa di varie vicissitudini, e poi... Invece, come nemici abbiamo Vladislav che sta a Neva, eh, nella zona in cui trionfò appunto il principe Nevsky, e il Domash che Pskov in questo scenario a tu due turni, ovviamente ci sarà un movimento di Herman e Jaroslav eh, verso Pskov, e poi provare con i principi di Danimarca via nave a magari a sbarcare a eh, Coporogie. Ma ah, può essere fattibile, però. Ah, Chiaramente provocere Ch chiaramente provocherebbe la reazione di Vladislav. Eh, eh, bisogna vedere là come si va comunque lui, lui muovendo per mare può spaccare in ogni porto libero. Eh, ecco quindi bene. è meglio non farle perché poi restano tutti senza rifornimento. Ecco. Sì, sì, è vero. Eh, il problema è che, è, vero uno è che uno può muovere come roman nel deserto in questo gioco. A noi piacerebbe sempre tanto, ma non possiamo. Damiano ci Però diceva: Paolo, nella pianificazione del loro gioco, loro dovendo muovere nel territorio edilizio, possono fare la, eh, le raffie e quindi avere dei rifornimenti facendo le raffie. Cosa che i russi non possono fare nella loro parte. Ecco, ricordiamo che possono sempre fare le che danno in ogni caso uno dei tanti modi per fare punti e anche fare la zia in una zona e poi, in cui... Adesso mi viene un dubbio, io non so se c'è scritto da qualche parte sulle regole che uno non può fare la zia nel proprio paese. Perché beh, io lo davo per scontato, però non è neanche detto che non si possa fare. Ah, questo, eh, però mi pare che ci sia una frase che lo esclude, però non voglio mettere la mano sul fuoco, Paolo, perché francamente non me lo ricordo. È chiaro che noi ragioniamo anche per. Eh, per logica, però può darsi, eh? però non mi sembra. In ogni caso è, una, è un dubbio lecito. C'era Damiano Paolo che diceva: Spiace che nel gioco manchi il fattore religioso, ma siamo solo su un arco... In questo gioco non c'è politica effettivamente, eh. è un gioco puramente di campagne militari. Sono tre anni, è un, è un arco temporale anche molto, molto breve, cioè è focalizzato sì, proprio... Sì su una campagna sola. È una campagna sola, non, sì, non c'è, però non, non se ne sente veramente la mancanza. Se fosse un gioco dove è fondato su più anni, come degli strategici più, più, più elaborati, allora bisognerebbe considerare anche fattori politici e religiosi. Ma in questo caso c'è una guerra aperta, già scoppiata, e si combattono le zee. Sì, praticamente tende a simulare questi offensive e controffensive nel, nel giro di tre anni che in realtà è eh, diciamo il periodo caratterizzante di, questo, di questa zona del Baltico. La religione c'entra, però, sono già due, eh, due schieramenti ben identificati dal punto di vista religioso. Quindi mh, non ce n'è bisogno, non è Here i stand, per esempio, ma Here i stand viaggia su archi temporali molto più ampi, lì è più eh, comprensibile. E... Secondo me non ce n'è bisogno, Damiano. Eh, ecco, infatti Damiano... Ah, ok, dura solo tre anni. Sì, infatti Damiano è proprio quello. È un arco temporale così breve che non c'è il tempo per fare le conversioni religiose. I Race Stand, per esempio, che eh, stavamo giocando ieri sera, è chiaro che in un periodo molto lungo eh, la religione può influire su tante dinamiche, sia politiche che militari. In questo caso, secondo me, non ce n'è proprio bisogno a livello simulativo. Eh, ecco il perché non viene messo in considerazione l'argomento religioso che comunque è molto importante in questa regione. Paolo, senti, quando mi dai il via possiamo cominciare a giocare. Se tu hai finito, ma, hai la... messo tutte le pedine? ma guarda, dopo le metto man mano che poi quando mentre parli le metto perché tanto ci, ci vuole un attimo. Eh, Ricordo a chi vuole imparare che basta mettere dove c'è scritto Knights il legnetto argento, dove c'è scritto Sergeant il legnetto magari scuro e dove c'è scritto Manet Arms il parallelepibodo. Una cosa Paolo che non mi piace proprio, gli orribili segnalini alternativi ai bocchetti di legno sono veramente brutti. Non so te cosa ne pensi. Allora, i blocchetti legno in questa confezione eh, paragonati ai counter che hanno messo in alternativa sono meglio i blocchetti di legno, o no? Beh, no, i counter sono brutti, però sono più, eh, si capisce meglio cos'è. Il, il blocchetto di legno dell'ordine invece ci sta bene, ecco perché. Giusto che sia così. Ecco, che... ecco, sto mettendo i legnetti. Eh? I, bloc I blocchetti di legno sto mettendo in maniera tale che eh, ho la situazione delle forze. Tu, però, in ogni caso, Paolo, procediamo. Allora, uno che vuole eh, iniziare eh, per un momento qua, eh, bisogna fare tutta la parte preliminare della disposizione per lo scenario. Se tu non hai messo le pedine sulla mappa, eccetera, da fare. No, no, le pedine sulla mappa ci sono, Paolo. Sto solo mettendo le forze militari, che al momento, eh, vedete ragazzi, non abbiamo concertato. Stiamo decidendo al volo. Ah, no, ma non ti preoccupare, non è questo il eh. problema. In effetti. Eh, tu hai fatto una buona introduzione per rinfrescare quello che avevamo detto l'altra volta. Io adesso, però, vorrei almeno cercare di spiegare tutta la prima parte, escludendo le due parti che comprendono Guglielmo di Modena, cioè il legato papale, e il Consiglio di Novgorod, che sono due, esempi, due episodi che possono essere tranquillamente recepiti in maniera autonoma. E magari la oggi, facciamo la parte Levi. E la prossima volta facciamo la parte campagna, perché ho l'impressione che molti che si stanno accingendo ad affrontare eh, Nieschi si trovano un po' spiazzati e speriamo di essere utili proprio a eh, spiegare il gioco, a farlo apprezzare, perché devo dire poi che a un primo dubbio iniziale io apprezzo molto quello che ha fatto il nostro Folco. E, Paolo, io sto piazzando i blocchetti sulle tessere, vedete che... Eh, è, molto, diciamo, è molto intuitivo. I Knights sono, vi faccio rivedere, blocchetto argento. Abbiamo poi la cavalleria leggera, blocchetto marroncino. Poi abbiamo la milizia che è questo eh, parallelepipedo eh, di colore, diciamo, marrone marroncino. E i Menetams, che è la nostra fanteria standard, addestrata. Eccoli qua. li ho piazzati, Paolo. Poi pronto? Sì. Ok, ecco Paolo. Quando vuoi procedere con la fase di levi, che ragazzi, quando parlo della fase di levi, parliamo di una fase di tassazione e incremento delle risorse. Per starci a capire, allora procediamo. Allora, fine, 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 bene, allora metto davanti alla, alla, eh, alla GoPro le carte. Eccolo qua. Mescolano e devono pescare due carte. Paolo, tendo a ribadire la bellissima grafica eh, delle carte, i dorsi sono spettacolari. Vedete, ve li faccio vedere. Anche se oggi abbiamo poca luce, e anche quelle del, del russo sono molto belle, eh, le, il dorso delle carte. E come dice Paolo, peschiamo due carte. Pesco prima i teutonici. Paolo, Paolo. Due carte, bene. E... Ok, allora, guarda, sto pescando sono che, che, che provo a capire se bene. Subito, eh, da qua. Allora, Paolo, ho pescato prima le carte Arts of War del Teutonico. Ok, e sì. quando pescate per questa prima volta, concentratevi sulla seconda parte della carta. Non, guard non, non contemplate adesso la carta in alto, perché ogni carta. E Ars of War è divisa in due sezioni. Ora all'inizio del gioco eh, voi si sì, numero... vado. Allora la numero 14, praticamente ho estratto i balestrieri. E mh, se ce l'hai davanti, Paolo, lascio a te l'onore di spiegarla, che è molto semplice. Paolo, che me, la, me la metto sul eh, su, balistari, eh, la numero T4. Eh, t4. La seconda carta è Stone Masons, la T17. La T17? Certo. Ecco, abbiamo eseguito la prima azione del gioco. Allora, queste due carte qua eh, sono quelle che si dovrebbero utilizzare per, come evento. Attenzione, stiamo facendo l'inizio eh, adesso. Dobbiamo guardare le capacità, Paolo. Eh? Sì. Quindi allora. io sto dicendo: concentratevi sulla seconda parte della carta e possiamo analizzare le due carte. Le vorrei anche spiegare. Praticamente, guardiamo i balestieri, Paolo. Abbiamo eni. Ricordatevi che le capacità possono riguardare un principe, due principi o tutti. In questo caso, i balestieri. No, io qui vedo i. Allora, crossbowmen, ok. Quindi abbiamo i balistà. No, T4. Scusa, so, ho sbagliato io. Ah, eh, allora, allora niente, eh, niente, allora devo riparla. Bene, attendo. Intanto, eh, intanto illustro io. Vedete: Eni? Che può essere ogni lord può giocare questa carta. Meno 2. Per quanto riguarda mh, la, eh, il fattore di protezione, cioè, ovviamente, le balestre avevano più fattori di protezione, e quando si attacca, tolgono due al fattore di protezione del, dell'eventuale nemico, allora, ci sei, Paolo? Eh, sì, però bisogna guardare sopra la parte superiore, ponte grito, eh, Paolo, quello come ho detto adesso dobbiamo guardare le capacità Ah, vabbè, ok perché le alto four va bene, sì. perché, eh, war, va bene. Eh, aspetta che non vorrei confondermi nella fase perché eh, questa dovrebbe essere la fase dove ci sono gli eventi anche da vedere delle prime feste ricordati nella prima paolo ti aiuto nella prima se eh, parte di levi questo, vedete, ragazzi, delle volte magari certe cose vanno precisate, si, eh, si stiamo pescando le capacità, poi saranno eventi. Ah, ma la prima, questa, questa è la prima. Le... È, è, è proprio eh, questo per chiarire, perché giustamente Paolo, vedo che anche te hai qualche incertezza. All'inizio. Eh, no, l'ultima volta ho giocato tre mesi fa. Eh, che... Ma può succedere, no, no, questa è prima, la prima le... quindi ricordo che si si può sbagliare. Quando siete in fase di Levi, art war dovete guardare la seconda parte della carta è praticamente la primissima fase che dovete fare. Aspetta, 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 solo nella prima mossa. Certo. Quelle successive guardi solo la parte di sopra. Assolutamente, assolutamente. Adesso dobbiamo guardare solo le capacità. Quindi ci sono i balestrieri e e gli stone masons, ok? Che praticamente ricordo Eni qualsiasi signore può usare questa capacità e abbiamo che mh, questo lord e i suoi, diciamo. Eh, mh, scusate questa carta, Paolo eh, sì, allora disponibile. Eh, sì, praticamente mette sei eh, pro, eh, su, mh, punti forza, scusate, vedete, delle volte si incasiniamo anche noi. Sei punti eh, di rifornimento li mette in un castello disponibile eh, a forti non assediati o città in Russia. Questo serve come diciamo da magazzino per qualsiasi lord eh, teutonico. Quindi ecco questa carta fra l'altro Paolo, io sono sincero, è la prima volta che la utilizzo, dunque ho dovuto devo anche metterla in atto, però in ogni caso per essere precisi, quando pescate queste due capacità, prima di tutto dovete assegnarle a un eh, principe, se c'è lo scudo quel principe, altrimenti potete assegnarli a un qualsiasi principe. Noi facciamo sì, io praticamente guardate cosa faccio. Le regole dicono le mettete in questa maniera. Vedete? Prendete la scheda adesso. Ecco, lo metto, i balestieri li do a Herman. Ok. E. I balestieri li dai a Herman, e gli altri li darai a Sì, direi di sì, eh, li metto a Jaroslav, va, che sono praticamente. Siccome sono due carte per la campagna terrestre, serviranno tutte e due. Ecco, vedete come le ho messe? Scusa, no, Paolo, ero impegnato. Se quelli li dai a erba, gli altri li dai a Ah. <ride> eh, ragazzi, questo per chiarire, ma penso che tutti sappiano chi è Herman, chi è Berg. Quindi stiamo parlando di un grande designer, Herman. Eh, però sai che c'è una particolarità. Qui abbiamo un Herman con due N, l'Herman americano ha solo una N. Non so se gliel'hanno tagliata quando hanno scritto il cognome nell'anagrafe americana. Eh? Senti Paolo, stessa cosa per l'estrazione delle carte, la fa anche il russo. Vado a mettere due carte. Paolo, ho pescato una no capability, quindi questa è una carta un po' sfortunata. E sono preciso, la R18 allora. Stone Kremlin. Allora, la R18 per il russo. Eh, Dunque, le pensiate? qua. È un più uno alle mura. No capability non ha numero Paolo. Ah, allora, l'altra. Beh, allora l'altra niente. L'altra eh, è. Terza. Quindi c'è solamente questa che ha Stone Fenlin. È una ca Questa carta, praticamente. Può dare più uno al fo alla fortezza, a un forte, a una città. O alle mura di Novgorod ricordate che questo più 1 è molto importante per il fattore di protezione che può dare nei confronti della sedi. Questo per stare a eh, ribadire che queste carte. Poi, mh, in generale, migliorano le, mh, gli aspetti militari di ogni fazione. C'è sempre un Eni. Quindi ogni principe, o meglio, se noi la diamo a un qualsiasi principe, quel principe la può sfruttare. Vorrei far vedere una carta. Ecco, mh, mh, Paolo. Ho pescato anche la carta R1 Luk Niki. Ce l'hai sotto mano? Ah, sì. Che praticamente riporta quattro scudi. Ecco, quando riporta quei quattro scudi, vuol dire che questa abilità può essere utilizzata da. Uno di quei quattro principi, non da tutti. Ecco cosa significa eni o, vediamo un po', questa no capability continua a pescare. All, ecco qui. All vuol dire che tutti la sfruttano. Attenzione, fra eni puoi darla a un qualsiasi principio. All la sfrutta tutta la fazione. Vedete, qui abbiamo. 4 scudi. Volevo vedere uno scudo singolo perché non ce ne sono tante comunque a scudo singolo. Ecco, per esempio, i guerrieri della steppa, vedete, questi due principi con questi due scudi posso utilizzarla, non gli altri. Questo tanto per capirci a che cosa servono le carte abilità e come diceva Paolo poi, quando si pescheranno le due carte nel turno successivo, allora non, ci si guarderà, non guarderemo più la parte in basso, ma guarderemo gli eventi in alto. Capito come funziona? Cioè, le capacità solo all'inizio del turno. Questo, Paolo, in effetti è un'eccezione, perché eh, vuol dare delle capacità che non sono state attribuite eh, in maniera preliminare con le carte. Tutto qui. Paolo. Anche dopo perché c'è nella fase della campagna. Uno, uno dei lord può anche. Eh, c'è il punto dove si può Se li può aggiungere, tanti, può, spendere, tanti, può, spendere, tanti, può spendere punti. Si spende per prendere delle abilità. Sì, può spendere punti lordship per le abilità. Questo diciamo che è un regalo che viene fatto dal sistema di gioco iniziale. Comunque, dimmi, questa carta che ha pescato sì, dovremmo assegnarla. Eh, Visto che ha più logiche probabilmente a Gavrilo che è quello che si trova a dover combattere. Beh, in questo scenario, Gavrilov, praticamente come dicevi te, lasciando stare Vladislav che dalla doga non scende perché sennò lascia sguarnito a tutto il, il nord, eh, qui abbiamo Gavrilov che comunque ha delle, non ha male come forze. Ma qui Gavilov gioca in difesa e praticamente, giustamente come dici te, mettiamo più uno alle mura, così mi metto dentro e prima che me la prendete passa un po' di tempo. Tanto è vero che non so se si riesce in due turni a prendere Skov. Eh? Ho qualche dubbio in eh, merito. Ho qualche dubbio in merito. Senti, pescate le carte. Quindi, ragazzi, abbiamo pescato le carte per assegnare abilità o a tutti o a uno o eh, a colui che ha lo scudo segnato sulla carta. Abbiamo la seconda parte, Paolo, della fase di Levi che è pagamento. Praticamente, vai a te. Raffiati, stiamo iniziando. Certo, cioè il, il loot perché il pagamento è quello che dicevo prima per aumentare la durata del termine di servizio dell'ord e lo si può fare solo con i loot o con i coin, i sì. In più se hanno ehm, dei punti vittoria nel loro parlamento, il in basso sulla mappa a destra, lo faccio vedere. Il consiglio, in realtà, vece l'ho imparato un po' di tempo fa, vece è il consiglio di Novgorod, eccolo qui, abbiamo sì, un punto vittorio. Il parlamento della città, il senato, il consiglio, quello che sia, ecco. Sì. E comunque in genere si spendono i loot o i Coin. E adesso questo è importante perché tu in questo caso che sei il Teuton devi decidere spendere il coin, non chiaro, non non chiaro, se spendere quel Coin. È non chiaro, è chiaro Paolo? Quello che ti dicevo prima, magari quando uno comincia quel coin, vi faccio vedere che l'unico coin al momento in possesso, il tesoretto, ce l'ha solo Herman nella sua, diciamo, nei suoi asset. Quindi, siccome quel signorotto, cioè Jaroslav, ve lo faccio rivedere, c'è questo Jaroslav che al secondo turno se capitiamo all'inizio con, eh, con questo signorotto viene disband, viene rimosso pagando un coin questo coin lo metto da parte questo service mark viene spostato di uno spazio dunque Beh, vedete bene. bravo vai perché eh, il disband nel turno 2 avviene dopo la fase di pagamento se in questa mossa eh, lì eh, Jaroslav eh, in una, in, 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 giocando una delle sue carte comando decide di stare fermo e fare la tassazione può prendere un coin e poi usarlo da spendere nel turno 2 nella fase di pagamento si sì, Paolo hai dato l'alternativa hai dato l'alternativa eh, se nel turno 2 <ride> nessun teutone a coin da spendere, o, o loot, e, 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 e nella fase di pagamento non viene chi, eh, pagato, poi sparisce dopo la fase di pagamento, perché dopo la fase di pagamento c'è il disband. Ecco ricordiamo Paolo che in questo scenario. Che si guadagna un punto vittoria ciascuna volta che un Lord nemico viene o eh, rimosso o disband o viene magari dismesso, per usare questo termine. Eh, quindi, ragazzi, vi abbiamo dato già come dovete, cioè due consigli per gli acquisti di, di come dovete impostare eh, all'inizio. Però, Paolo, io non ci sono arrivato subito. Eh. Dopo che ho capito il sistema, ho detto: ah, ecco perché devo mettermi i coin da parte. Eh, perché i coin e i loot, che poi parleremo di loot, sono importanti. Ecco, questo non si capisce immediatamente, eh, Paolo, dal punto di vista eh, della strategia. Adesso quando arriviamo, arriviamo al punto del disband, bisogna spiegarlo bene, perché anche lì, eh, lì, lì ci è fatto un po' fatica a capirlo, come funzionava. Bene, Paolo, in ogni caso siamo arrivati a un'ora di trasmissione e Siccome la diretta video oggi non funziona niente, se n'è andata improvvisamente perché? Perché è, eh, diciamo abbiamo superato il tempo di, di autonomia perché avevo staccato la corrente. Paolo, salutiamo tutti. Continueremo a spiegarvi, eh, Nieschi. Eh, Paolo. Forse sai che c'è, è meglio concertare, eh, prima perché non abbiamo concertato, eh, così almeno abbiamo meno tempi morti per, nel, dal punto di vista. Dei chiarimenti paolo ti ringrazio ci sentiamo, ci sentiamo certo prima. certo ciao paolo un abbraccione ciao stammi bene ciao ciao, ciao. ciao, ciao a tutti. bene vado a completare la diretta podcast avete visto che il video è sparito perché la eh, telecamera mi ha detto sono hot e non voglio più andare avanti vi ringrazio signori ci vediamo venerdì torniamo al Wargame classico vorrei passare una serata con Panzergruppe Guderian, non lo so ancora, vi ringrazio tutti. Eh, I teutoni sono andati a convertire i lettoni al cristianesimo, certo Damiano, i teutoni volevano espandere, ma il legato papale è, era stato proprio mandato là per spingere i teutonici a reprimere questa sorta di bande russe che non volevano seguire la religione cattolica. Vi saluto ragazzi, vi ringrazio. Scusate stasera che è stata piena di incertezze e di impedimenti, come al solito anche il live video è andato via. Vado con la sigla Nelson di Bolt, ci vediamo venerdì. Ciao e a presto!